go bitches, sono Paolo, il vostro guardiano preferito, e sono qui con un commentary che non facevo da tempo. Come avete visto dal titolo, ho qui un 41 kill su Frattura, su Vertigo, e sono qui per commentarlo, per spiegarvi un po' di cose riguardo Destiny, quello che sto facendo, eccetera eccetera. Per prima cosa, bitches, voglio dirvi che Destiny mi sta dando delle soddisfazioni enormi. Sono veramente felice attualmente di giocare a Destiny, nel gruppo in cui sono, il fatto di fare raid, di droppare, cioè c'è la difficoltà nel trovare il gear migliore, tutte queste cose che mi fanno veramente appassionare. Come molti di voi già sanno che mi seguono da tempo, io sono un appassionato di giochi di ruolo ed MMO oltre agli FPS, e qua invece coinvolge proprio l'FPS all'MMO, che è la cosa che veramente mi fa amare ancora di più Destiny. Ci sono ancora molte cose che secondo me non vanno in questo gioco e che devono essere cambiate, ma penso che con il tempo la Bungie ci lavorerà e avremo finalmente un gioco veramente fatto con i controcoglioni, scusatemi la parola. Comunque, bitches, di cosa voglio parlarvi? Beh, allora, come avete visto, abbiamo tentato un record mondiale riuscendoci, e da quello che sto vedendo in giro tutti dicono che ci hanno battuto questo record, che un team americano ci ha provato e ci è riuscito abbassandolo di circa 40 secondi, anche se dallo screen che ho visto il tempo che c'è scritto sullo screen è sopra i punteggi, quindi non capisco come sia possibile questa cosa, ma comunque mi fido. E come avevo già promesso comunque in un post che avevo fatto, noi avremmo abbassato ancora di più il record perché ne siamo capaci e abbiamo fatto comunque degli sbagli, degli errori che ora sicuramente aggiusteremo e miglioreremo, e abbasseremo sicuramente il record e ce lo riprenderemo, perché ragazzi, Italians do it better, e questa volta farò proprio una sfida a questo youtuber che ha provato, ha osato abbattere il nostro record. Gli farò la sfida, ora è il momento di abbatterlo ancora di più, è il momento di tirare fuori le palle e fare un record ancora migliore, un punteggio ancora migliore e superiore. Oltre a questo, bitches, voglio parlare del fatto che Destiny mi sta appassionando tantissimo. Non sto giocando a COD perché attualmente non c'è nessun motivo di cui giocare a COD. Per quanto riguarda la questione del team con Luke e Andrea, per chi non li conoscesse, Lukeman e Raptea, ora che non è andata a buon fine, sono rimasto abbastanza deluso da questa cosa, perché come al solito le persone si dimostrano inaffidabili e non in grado di fare un progetto, e comunque di pensare solo a loro stesse, più che altro perché stavamo per essere messi in guai. Oltre a questo, non so cosa farò su Black Ops 3, se tornerò a giocare competitive o no, o se mi dedicherò solamente a YouTube streaming. L'anno che ho fatto su Ghost si è stato uno dei migliori, assieme a quello su Black Ops 2, e tra l'altro mi sono dedicato solo a YouTube streaming, andando alla grande, andando nelle varie fiere, cercando di alimentare quello che era il competitive e anche riuscendoci. Mi ricorderò per sempre quando Personal Gamer, abbiamo fatto un video per promuovere il torneo di Personal Gamer, e tra l'altro sono iscritti 36 team grazie al mio video. Ti mancavano, mi pare, 48 ore o 24 ore alla registrazione, quindi spero vivamente di riuscire a ripetere questa cosa. Oltre a questo, bitches, per quanto riguarda Black Ops 3, giocare competitive è una cosa che mi piace tanto, ma come sapete io ho 22 anni, a novembre, verso fine novembre ne farò 23, e non posso continuare per sempre a giocare competitive senza avere degli sbocchi, e YouTube e streaming sono sicuramente uno sbocco, diventare comunque, cercare di far crescere quello che è il panorama diciamo videoludico italiano. Mi piacerebbe farlo, mi piacerebbe diventare uno grande, ma cambiare le cose e farle seriamente, e me ne sono reso conto quando sono stato giù al video game show di Napoli, che sono salito sul palco con Ron e Just e Crick. Comunque li ringrazio ancora anche qui nel video, se lo stanno vedendo, o comunque se qualcuno gli dirà del video. E bene, cosa devo dirvi di questa cosa? Mi ha fatto veramente felice, cioè sono stato veramente felice di poter salire là e far vedere le mie abilità comunque e come sono io come persona sul palco. E la cosa che mi ha stupito molto è quando mi sono mosso comunque dopo aver finito lo show sul palco, che sono andato nell'area con gli altri youtuber eccetera eccetera, e le persone rimanevano da me contente di quel gameplay che avevo fatto con loro sul palco, e mi chiedevano cosa facevo, chi ero, che non erano a conoscenza di questo mondo incredibile, cosa che mi ha veramente stupito, perché questo è un mondo che voi che mi seguite conoscete tutti, ma molte persone non ne hanno la minima idea di questo mondo, e sono stati stupiti soprattutto dalla mia abilità, o comunque dal fatto che sono come loro una persona normale. L'unica cosa che mi differenzia è il mio modo in cui mi applico al gioco, che possono fare tutti, chiunque può diventare un piccolo power o addirittura superarmi, perché non è che sono Dio sceso in terra.
Quindi spero vivamente che, se continuerò, perché non è sicuro, a fare solo YouTube streaming, di cercare di diventare un pezzo importante della community e di fare la cosa giusta, comunque di alimentare bene quello che è lo scenario videoludico italiano e cercare di di incrementarlo, specialmente per quanto riguarda l'esport o comunque il giocare bene, il non giocare per urlare, cazzeggiare eccetera eccetera, ma giocare per fare una bella partita, per scoprire nuove cose, per fare record e altre cose che molte persone gli piace fare. Io amo la competizione e anche se ne sarò fuori, forse cercherò sempre di trovare il modo di starci dentro, di fare qualcosa al riguardo. Sicuramente spero che questo qui possa diventare uno sbocco per il mio futuro lavorativo, perché sinceramente io amo questo mondo, ne sono appassionato e mi dispiace vedere che l'Italia è così indietro rispetto a tutti gli altri paesi. Spero si possa fare qualcosa, perché parliamoci chiaro, non penso che da solo io possa fare qualcosa e cambiare il modo con cui la gente pensa qui in Italia riguardo i videogame eccetera eccetera. Oltre a questo dovete pensare che noi, essendo anni indietro, abbiamo dei concetti un pochino retrogradi, se si può dire, o comunque dettagli animatici. La gente vede il gioco come una perdita di tempo, una cosa solo fino a se stessa, quando invece ci sono esempi di persone proprio qui in Italia che ne hanno fatto una professione, sono diventati dei personaggi importanti non solo a livello italiano ma internazionale. Parlo di persone come Stermi, Cloud eccetera eccetera. Quindi il fatto che il gaming potrebbe diventare un lavoro, o comunque un potrebbe diventare un lavoro, potrebbe creare nuovi posti di lavoro, potrebbe creare nuove strutture, nuovi progetti, quindi che facciano quindi alimentare e creare soldi in Italia per le persone, specialmente un modo di divertirsi. Questo lavoro, cioè, se diventasse un lavoro sarebbe un modo di divertirsi, quindi non sarebbe mai un lavoro, sarebbe solamente non sarebbe un lavoro, perché uno si diverte e quindi farebbe le cose molto più volentieri, ci metterebbe molta più voglia, ci metterebbe molto più impegno, che sono quelle cose che molte volte mancano anche a chi gioca competitivo attualmente, perché a volte uno preferisce dedicare più tempo ad altre cose perché si pensa che possano dare un futuro rispetto a queste, e fanno bene, perché attualmente è un'incertezza, non si può sapere. Io spero vi sia piaciuto questo commentary che ho fatto, Birches, vi lascio la fine del gameplay col sottofondo musicale, quindi vi saluto, Birches, ci becchiamo al prossimo video e domani, penso forse in live streaming, tenteremo un'altra volta di battere il record mondiale su Kingsfall, il raid di Oryx. Let's go, Birches! Rockin' it, and we're killing it. I'm back with the facts and you're feeling it, cause we making it while you're shaking it. Swagger so chill, you be rating it. I thought old school and my swagger deal. The life of the party, they know it's true. We're gonna come party in a club near you, so relax yourself when your mother too.
we rock.